Ciao ragazzi, oggi si parla di noene, quindi quando si parla di noene si parla di togliere le vibrazioni. Finalmente è uscita la grossa novità, Anti-Shock Paddle Grip, quindi un grip fatto apposta e non più sormontato, quindi grip originale da mettere direttamente sul telaio. E adesso vi faremo vedere come metterlo. Eccoci qua, prepariamoci a montare il noene. Allora, prima di tutto si smonta il grip che c'è sulla racchetta. Poi, siccome questo dà fastidio, ma dà sempre fastidio, un bel nodo semplicissimo che fa, gioco di parole, fa in modo che sta dritto, non abbiamo più che pende lateralmente. Poi, noene, tagliato già corto dall'azienda, quindi non più il grip da tennis che poi devi tagliarti. Ah, un piccolo adesivo da togliere, scusate ma data l'età, adesso tocca. Fatto il brillante finora, ma questo è il nastro adesivo. Poi si mette su come un grip da tennis, quindi uno dei lati più grossi, non i piccoli laterali. Primo giro in pressione, chiaramente sotto c'è un po' di adesivo. Spessore, ve l'ho già detto, è 1,6 come un grip normale. E poi dopo il primo giro, che si è fatto praticamente sovrastando, si va giù in diagonale sormontando, in questo caso, ecco, sul paddle si può sormontare come si vuole, nel senso che se uno vuole un'impugnatura un po' più grossa può anche stare qualche millimetro di spessore sopra, cioè tra un passaggio e l'altro, senza andare ai soliti classici 2 mm. Quindi se io voglio fare una cosa perfetta, tengo proprio solo il sormontare dell'invito che ti dà anche noene, quindi che non si può sbagliare, c'è proprio l'invito per andare sopra. Se invece vogliamo fare una montatura un po' più larga, cosa succede? Sormontiamo, invece del consiglio di noene di solo questi 2 mm, sormontiamo anche di mezzo centimetro. E quindi cosa succederà? Che avremo un'impugnatura magari non bellissima di estetica, ma comunque fa preso ugualmente. Qui possiamo evitare di mettere magari i due overgrip, qui ne basta uno, è già bella cicciotta. Consiglio sempre quello di farla bene, cioè in sintesi, piuttosto mettiamo un overgrip ma non sentite varie gobbe o altre cose, cioè seguiamo i consigli di noene, si mette l'impugnatura dove ti dicono loro, cioè sormontando solo i 2 mm, così quando passi il dito è proprio liscia. Ed è veramente semplice, già pronto con l'adesivo, vi toglie tutte le vibrazioni, spessore 1.6 su tutte le racchette. Allora, parte finale, tagliato, quindi praticamente abbiamo tagliato in diagonale per sia un gusto estetico sia anche praticità. Andiamo a fare l'ultimo giro sopra, nastrino della noene nella confezione, chiaramente vado a bloccare. E poi in base alla racchetta che ho, solitamente hanno un elastico che serve come, praticamente alla fine serve per la protezione del nastro adesivo. Pronti, eccolo finito. Quindi praticamente avremo un grip completo, vibrazioni zero, direi che soluzione ottima. Poi sopra mettete l'overgrip che volete, quello che vi piace di più. Buon padel a tutti!